mattina mi avrei spuntato un occhio, mi spuntato senza vedere mi mantiene domani. Voglio vedere con cuore mio, meglio un forcone e lo invito dove dico io, insomma. E il giorno hanno dovuto subire delle condizioni disumane. Perché? Perché ci sono gli asiati, cioè perché c'è chi lavora al posto loro per 100 euro, per 100 euro al mese, perché c'è un polacco che lavora per 600, il serbo per 200 e l'asiatico appunto per 100. E allora con la globalizzazione l'imprenditore dice ma io non ho la testa, addio lavoro e sporca da questi paesi disgraziati e sporca la miseria. Concludo, se questo è il quadro, come si finisce? E si finisce, dico io, e percorrendo all'indietro questo percorso storico e facendo un'offensiva sul terreno dell'abbiamo perso, per come dirige. E allora, punto primo, occorre smontare la globalizzazione. Lo sapete? Individuare, i gesuiti dicono la prima cosa, individuazio diavoli, cioè se mai chiaro chi è il nemico, questo va a rimuovere. Allora, il primo nemico è la globalizzazione. I Baxter, è vero, ma i Baxter sono, come dire, gli attori, quando viene a mancare il parcoccio, gli strumenti d'azione, poi lo vedere. Allora, la globalizzazione. Secondo, bisogna regolamentare la finanza. Basta con le regole, cioè bisogna tornare ancora alle regole precise. Bisogna rinazionalizzare le banche centrali. Ma cos'è questo storia che le banche centrali sono importanti? È una follia. È un'autentica follia. Anche la Banca d'Italia, che fino a pochi decenni fa era quantomeno partecipato, cioè i suoi azionisti erano o istituti di diritto pubblico, va bene? Tutte banche di sinistra. Esatto, banche pubbliche, altri istituti di diritto pubblico, o banche locali che erano in relazione delle istituzioni pubbliche locali come le tasche di ferro. Ora tutto è stato privatizzato, se vi accusate, negli anni 90, quando Ciampi, Draghi, Andreatta, tutta la banda, è stato privatizzato tutto e ora io sto facendo un'indagine. Prima ho fatto un'indagine dove stava la banca. Voi credete che stia in Italia, c'è questa parte. Una parte sta la banca centrale, depositata, e la parte sta a New York. Anche voi nei sotterranei della fredda della deserta. Ho visto io con gli occhi, una volta a visitare, mi portare, la vita degli individui d'oro, c'era scritto Italy, e ci stanno ancora, abbiamo un cartellino, ma per quanto riguarda la Banca d'Italia e le banche sono istituzioni italiane, già rivendicano una rivalutazione del loro potere, per come dire, assolvere gli obblighi di Basilea o di Ueima e la Marcia sulla patrimonio.